Quanto costa una cena a Saranda di pesce? Adesso proviamo un po' di piatti e poi alla fine vediamo quanto abbiamo speso, se è davvero economica, come dicono, o se è tutta speculazione e alla fine i prezzi sono più o meno come quelli in Italia. Allora, intanto proviamo questo vinello bianco. Direi che lo possiamo paragonare a quelli italiani, no? Non ha niente di meno. È un po' più dolciastro forse, ma leggermente, però è buono. Poi non scelto me. Rigorosamente col marchio albanese ed è un vino prodotto qui. Allora, mi sono un attimino scioccato perché hanno iniziato la cena servendoci delle olive, dell'olio extravergine d'oliva e del pane. Questa cosa la facciamo noi in Italia, che prima di servirti la cena o il pranzo, ti fanno assaggiare il proprio olio prodotto col pane, però in più qui abbiamo anche le olive. Questo è il pane, questo è un olive. Allora, il pane è un po' tipo freddo, come se fosse tipo surgelato e poi riscaldato, no? Sì, è proprio così, saranno così. L'olio è, diciamo, Non è forte come non il è nostro. forte come quello nostro, esatto. Noi ce l'abbiamo molto più forte, molto più gustoso. Questo sembra un olio d'oliva normale, semplice. E per te? No, uno è vince e Seggiamo uno. le olive. Allora io prendo una tonno. E poi facciamo. Oh, le olive non sono male, sono buone. Ovviamente sono gusti personali perché c'è chi non piace l'olio tipo quello nostro che è molto deciso e forte, questo è più delicato, cioè più un olio per tutti, ecco. L'olio nostro magari, soprattutto quando è appena estratto, sì. È un po' piccante l'olio nostro, quando è appena estratto, cioè penso un po' tutti gli oli, però il nostro è molto deciso. Questo qua invece è più delicato, cioè sa poco forte. Però è più un olio per tutti, ecco, che il nostro potrebbe anche non piacere a chi magari non preferisce questi gusti così decisi, capito? Ed è anche un po' piccante il nostro, soprattutto appena fatto. Comunque, da sottolineare una cosa, che il vino è 14,5 di volume, e noi vini così forti ce sono rari. Di solito si aggirano intorno al 12,5, 13, 13,5 massimo. Buon appetito. Grazie. Allora, è arrivato il primo antipasto. Ora vi descrivo cos'è. Allora, non so se sono carote queste. Comunque, questo branzino è marinato veramente buono, bene, è buonissimo. Poi non ho capito che sono queste cose. Sembrano carote, ma secondo me non sono carote. Provo a assaggiarle. Comunque poi c'è della cipolla rossa, è un branzino marinato a crudo con cipolla rossa tagliata bella sottile, come piace a me, perché sennò non me la mangio. E poi penso che ci siano jalapeño in mezzo. Questa cosa che non so se è carota o qualche frutta, non lo riesco a capire, per me non è carota. Poi ci sono noci e queste croste di parmigiano. Parmigiano di formaggio. In realtà sono tipo nuvolette di gamberi, sai quelle che prendi dal cinese? Quando parlate in Italia Sanno di nuvolette di gamberi.
Il pranzino è buono. Vero? Quando vai ti spazi giro cazzo. Poi ci sono sempre. Ci sono noci tostate, insomma. Mi correggo. Quelli che sembrano noci, in realtà sono popcorn. Assaggia. Quelli sono popcorn. Bestiale. Non li avevo mai visti penso al pesce. Confermi? Sono popcorn. Ma anche quella cosa bianca che c'era sopra? Sì, sì. Hanno appena portato delle cozze. No, aspetta. Sì, ci sono cozze e un po' di roba. Ora assaggiandovi saprò dire meglio cos'è. Allora, assaggiamo queste cozze. Che a quanto pare ci sono cozze, crostini di pane in mezzo. Al solito jalapeño. E poi tipo una purea. So distinguerla. Però è buono. È buono veramente. Anzi, mi aspettavo le cozze col guscio. E invece no, sono già pulite. Quindi almeno questo ce lo siamo risparmiati di pulire le cozze. Sì, questo è pane tagliato a pezzi, fatto a crostini. Pomodoro, spezie varie, prezzemolo. Non sono male queste cozze, vero? No, buono. No. Non ho visto cosa sono mosse che ho messo. È tipo una crema, come se fosse un purè. Però tipo pomodoro, cioè non lo so distinguere sinceramente. Però le cozze sono buone. Effettivamente anche io mi aspettavo la papata di cozze. Però non mi dispiace, certo, sai che cosa non mi fa impazzire? Il fatto che non riesco a distinguere gli ingredienti. Che tipo questa cremina non l'ho capito cos'è. Però è buona. Confermi che è buona? L'unica cosa che mi è dispiaciuto è che ho preso uno spicchio d'aglio pensando fosse non so cosa. Proprio l'ho preso e l'ho mangiato. E l'ho dovuto risputare perché io odio l'aglio. Soprattutto quando è appena tipo spellato e messo nel. Cioè è crudo. Si sente troppo il gusto dell'aglio, infatti appena mi è entrato in bocca volevo scappare. L'aglio ammazza l'aglio. Come? L'aglio ammazza l'aglio. L'aglio si mette dentro le porte delle case per i vampiri. Tu vampiri? Ma noi non siamo vampiri. Non avete un vampiro? Noi siamo semplici viaggiatori in cerca di un pasto caldo e buono. E poi non la fai la scarpetta in questo brodino, questa cremina. In questo? Com'era? C'è l'agrodolce, c'è buono. Che comunque io ancora non sono riuscito a distinguere cosa c'è in questa crema. Mi disturba un po'. Non è che mi disturba. Non mi piace il fatto che non riesco a capire. Non riesco a distinguere i sapori l'uno dall'altro. Forse il primo è l'unica cosa che riesco a sapere cosa ho ordinato. Che queste sono delle linguine. Vedi, c'è sempre qualcosa che non c'era scritta nel menù, però, perché questa cosa marinata sopra non c'era. Linguina al nero di seppia con scampi. Con scampi. Ma questa cosa, ora vi faccio vedere,
questa cosa, questa cosa bianca, non lo so che cos'è, dovrebbe essere tipo un altro branzino marinato, forse gamberi. Aspetta ragazzi, perché non lo riesco a distinguere. Sì, forse sono gamberi. Sì, sono gamberi. E quello cos'è? Questa è calamarata. Allora, devo dire che questa, non so la tua, ma questa è buonissima. Questa è veramente buona. Buona, buona veramente. Io avrei aggiunto leggermente un po' di sale nelle paste. Ma leggermente. No, linguine al nero di seppia, che poi non c'è scritto da nessuna parte il nero di seppia, comunque c'è scritto linguine e il condimento, non c'è scritto linguine al nero di seppia, ma l'ho capito quando l'ha detto lui. Appena gli ho detto linguine, lui ha detto linguine al nero di seppia, e gli ho detto, ma aspetta, ma può essere che sono proprio col nero di seppia, che è buonissimo tra l'altro. Però no, in realtà è proprio la linguina fatta con il nero di seppia, e poi non è una linguina, la linguina è piatta, questo è uno spaghetto. La linguina è piatta. Correggiamo un po' i menù, se dobbiamo essere un po' fiscali, dobbiamo dire le cose come stanno. Questo è uno spaghetto, addirittura uno spaghettone, se lo fai con la carbonara non si può togliere dalla bocca. Allora, se mi devo esprimere sul pacchero, per me la salsa è tipo cruda, è tipo come se frullassi i pomodori, cioè non ha la cottura la salsa, è un po' acidognola, infatti leggermente piccante. La mia è più buona, vero? Troppo diverso. Ma è anche una questione proprio di salsa, che è come se avesse cucinato a parte dal pesce. Vado, Chris. Il complesso è un piatto di pasta, tra l'altro non pasta fatta in casa, anche quelle sono linguine, chiamiamole come vogliono loro, fatte in casa. Questa è una cosa che apprezzo quando vado a mangiare nei ristoranti, la pasta è artigianale, fatta o da loro, comunque comprata una pasta con una trafila particolare, mi sono abbastanza felice quando trovo questo tipo di pasta. Quando tu vai in un ristorante devi pagare 25 euro un piatto e la pasta è quella del pacco, la pasta secca, e la pasta è quella secca, ti stavo dicendo, non me la accollo. L'idea della calamarata c'è tutta, perché alla fine si utilizzano i paccheri per la calamarata, solo che sono paccheretti, sono piccolini, di solito i paccheri nostri sono belli grossi, e poi deve essere amalgamata col pesce, perché sennò si slega il gusto della salsa dal piatto, che sembra come se gli hanno aggiunto la salsa a parte. Allora, siamo arrivati al secondo, e sono comunque abbastanza sazio, eh? Però il secondo, ora ve lo faccio vedere, non è pollo, sembra pollo, ma non è, sembra tipo rana pescatrice, non lo so, questo vi assicuro che è pesce. E che pesce? Con carote lesse, patate, cetrioli. Comunque qua hanno un po' il vizio di mettere i cetrioli un po' dappertutto, in Albania in generale. Allora, rettifico, non è cetriolo ma è zucchina, quella zucchina che noi facciamo tipo a spezzatino in brodo, che non è la classica zucchina, quella verde scura, è quella tipo un po' più chiara, e noi la facciamo tipo in brodo. Tu l'hai mai mangiata in brodo così, la zucchina? Sì. Tipo a spezzatino? Sì. Bravo. Qui c'è buono, forse doveva cuocere leggermente di più, però questo è un po' rosè, guarda qua. La carota, che ve lo dico a fare, sa di carota. Pazzesco, sa di carota. Non è come quella di prima. Ma quella non era carota, era tipo zucca.
Comunque, noi avevamo preso il pranzino come secondo, diviso due. Mi aspettavo un bel pezzo di pesce. In realtà ci hanno portato, l'avete visto, sembrava pollo. Anzi, se sapete cos'è, scrivetelo nei commenti. Ma per me era tipo una rana pescatrice mixata con un pollo d'acqua dolce. In più era poco cotta, aveva dei tratti tipo rosa. E non mi ha fatto impazzire. Infatti l'abbiamo lasciata. Vabbè, siamo anche sazi, eh? Almeno io sono sazio. Però il branzino lo avrei accettato di più. In lontananza intanto sento un po' di musica napoletana. Nel frattempo mi sta salendo il vino che ci siamo bevuti e anche il cocktail. Quindi proprio tra un po' iniziamo a fare karaoke napoletano. Vabbè, è arrivato il conto. Vediamo quant'è questa batosta. Allora, due persone, due antipasti, due primi, un secondo, una bottiglia di vino, una bottiglia d'acqua, 11.800 lek, che sono esattamente 120 euro. 18, vabbè, 120 euro, arrotondiamo per eccesso. 120 euro in due sono 60 euro a testa. Per aver mangiato pesce non è tanto, però si sono un po' confusi con gli ingredienti. Ora ne parliamo appena usciamo dal ristorante. Mi piace, allora te li do 5k e gli ridiamo in euro. Perché sta cosa? Per cambiarli senza pagare le tasse. Sei furbo, sei. Dove andiamo? Tutto bene. Ti posso dare 50? No, e puoi dare quelle che ok, sì. Quindi come siamo combinati? 50 così e ti devo dare a te? Puoi dare a me e poi... Così? Quanto mi danno? Uno, quindi 5.000 lek. Tieni, così sono giusti. 2, 4, 6, 8 e 5, 13. Grazie. Aspetta, questo è tuo. Piccola recensione off restaurant. C'è da dire che il ristorante era gourmet, quindi ci sta un po' di rincaro nel prezzo. Abbiamo pagato, come vi dicevo, 120 euro in due, cioè 60 euro a testa, che diciamo per la situazione, per la location e per tutto ci può anche stare. Ve lo consiglio? Decisamente no. Ma non per il ristorante, perché alla fine è uno come tanti, solo che siccome ce ne sono molti altri c'è di meglio. Quindi nei prossimi giorni proveremo qualcosa di meglio e ci risentiamo. Direi che per questo video è tutto. Le pance sono piene. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!